visto due hub a Milano, due hub a Roma. A Milano si sta creando, implementando l'hub di Milano Logoredo, da 36 a 50 frecce rossa al giorno, che a fine anno diventeranno 60. Contemporaneamente, dico finalmente, la rete ferroviaria italiana sta diversificando su Roma, dando maggiore centralità a Roma Tiburtina, che significa maggiori flussi di treni, maggiore corse e anche maggiori clienti che vengono trasportati. Interventi sulle infrastrutture? Ovviamente anche interventi sulle infrastrutture, questo è scontato. Avrete visto come circa 10 giorni fa abbiamo approvato l'aggiornamento del contratto di programma di rete ferroviaria italiana, che è un più 15,4 miliardi di investimenti, che significa tantissimo, perché significa ad esempio anche soldi più 250 milioni per la Pavia Milano-Logoredo, che poi è un'infrastruttura ferroviaria che collega Genova con Milano, ma non solo Genova, anche il porto di Genova, perché nella propria cantiere abbiamo trasformato in un'unica opera il nodo ferroviario di Genova, che era completamente bloccato, gestito dall'amministrazione locale, con il terzo valico, Genova-Tortona, e di conseguenza oggi la ferrovia ad alta capacità parte direttamente dal porto di Genova. Avendo messo i soldi da Tortona a Pavia e Pavia e fino a Milano Logoredo, che significa alta velocità per i passeggeri e alta capacità per le merci, cioè gli armatori, oggi sono tre le principali compagnie di trasporto delle merci via container, che sono tutte e tre europee, avranno Genova come possibilità di approdo, di sbarco dei container e di trasporto via ferrovia all'altezza delle tecnologie, all'avanguardia di tutta Europa.